바닥에 가서 assolutamente tutti. Mi spiace che il tempo all'inizio della competizione è stato inclemente, però diciamo che le nostre suppliche sono state premiate, in quanto poi si sta allargando di conseguenza, almeno per quanto riguarda, spero, il resto della giornata ci accompagni una giornata di bel tempo. Purtroppo siamo all'inizio, tra virgolette, delle manifestazioni estive e per quanto riguarda voi, poi in modo particolare, la temperatura non è assolutamente clemente nei nostri confronti, perché dover girare nel periodo di luglio con
la felpa penso che non è assolutamente di questi tempi. Purtroppo al tempo non si comanda, di conseguenza dobbiamo accettare quello che passa. Ringrazio comunque tutti, sì, i partecipanti e quanti hanno assistito gli atleti durante il percorso, perché senza la partecipazione diretta anche di queste persone assolutamente le competizioni non si potrebbero svolgere. Fermo restando che l'impegno principale viene messo dagli atleti che partecipano sia in forma agonistica che in forma così proprio amatoriale, comunque a loro va il nostro assoluto ringraziamento e il nostro applauso. Grazie. Grazie per le parole del sindaco, che adesso ha appena detto che lui adesso le corse le ha lasciate perdere, perché adesso da pochi mesi ne ha iniziate altre di corse. Sicuramente ne ha molte più importanti in questo periodo che ha davanti di quello che ha avuto prima. Allora stavamo aspettando con qui il nostro assessore allo sport, anche per lei se vuole aggiungere qualcosa, perché un appuntamento sportivo. Due parole dai, Adolfo. E mi complimento con gli organizzatori e con gli atleti che hanno partecipato a questa manifestazione. Io sono un sostenitore della corsa, nel senso che anche io da mio piccolino, nonostante il mio peso, vado a correre da 20 anni in questa parte. Spero che queste manifestazioni servano a favorire il cambiamento dello stile di vita dei nostri concittadini, che si orientino di più verso l'attività fisica. Complimenti ancora per la manifestazione e complimenti ai vincitori. Poche parole da parte del nostro assessore, allora io direi proprio di iniziare. Chiamiamo qui vicino a me anche Bregoli, che è l'anima di questa manifestazione, perché direi proprio di iniziare premiando il primo gruppo classificato, il gruppo sportivo Ducos di Sant'Eufemia. Con i maschi, primo Cittadini Loris, secondo la Franchi Luca,